La violenza contro le donne è ormai considerata dalla comunità internazionale come una violazione dei diritti umani. Secondo il rapporto OMS 2013, le donne che subiscono violenza hanno il doppio della possibilità di quelle che non la subiscono di incorrere in depressione. Anche i dati relativi alle donne accolte dai centri antiviolenza della regione Emilia-Romagna, anno 2010, confermano per il territorio regionale le evidenze scientifiche ormai condivise a livello internazionale. Il 37% delle donne accolte che subiscono violenza afferma di sentirsi disperata o impotente, mentre il 36% soffre di perdita di autostima. La violenza contro le donne ha conseguenze rilevanti anche sui figli delle vittime. Dopo l'incidente stradale, la violenza fisica rappresenta la seconda causa di traumi durante la gravidanza. La violenza del partner o ex partner viene denominata in modi diversi, a volte come violenza domestica, altre come violenza coniugale o nelle relazioni di intimità. Tali comportamenti comprendono aggressione fisica, abuso psicologico, rapporti sessuali forzati, atteggiamenti di controllo. Da anni la Regione Emilia-Romagna lavora in forma integrata con il territorio per il contrasto e la prevenzione della violenza contro le donne e contro i minori, per abbattere gli stereotipi tra le giovani generazioni e per favorire una cultura del rispetto, dell'autonomia e della dignità delle donne. Promuove da tempo la creazione di reti territoriali realizzate dai soggetti pubblici e privati per l'accoglienza delle donne vittime di violenza. Gli accordi ad oggi in essere andranno armonizzati con le nuove linee di indirizzo. Nella nostra regione esistono diverse reti a livello territoriale tra i soggetti impegnati a contrastare e prevenire la violenza di genere, tra cui servizi sociali, sanitari, case e centri antiviolenza, prefetture, forze dell'ordine, magistratura e terzo settore. Il lavoro in rete costituisce la migliore strategia per il contrasto alla violenza contro le donne. Le linee di indirizzo regionali per l'accoglienza e la presa in carico delle donne vittime di violenza di genere. Sono uno strumento per gli operatori e i cittadini per conoscere i servizi e le modalità di intervento della rete. Definiscono le azioni e le funzioni da attivare e gli specifici ambiti di responsabilità operativa. Definiscono le azioni e le funzioni da attivare, distinguendo il momento dell'accoglienza e quello della presa in carico di donne vittime di violenza. Richiedono di individuare un referente e/o un'equipe di professionisti di riferimento della rete per l'accoglienza di vittime di violenza di genere. Promuovono un approccio culturale più ampio e completo ai temi della violenza di genere. L'attuazione è affidata alle conferenze territoriali sociali e sanitarie, che creano un documento di linee di indirizzo territoriali, che saranno poi oggetto di piani operativi distrettuali, territoriali o ospedalieri. Nei piani operativi si dovranno articolare in forma specifica i diversi ambiti di intervento relativi all'accesso e l'accoglienza. Ogni territorio deve definire, identificare e rendere note le porte d'accesso e le modalità di attivazione e contatto della propria rete di accoglienza delle donne vittime di violenza. Nella fase di accesso si realizza anche una prima valutazione dei bisogni e dello stato di sicurezza della donna. La presa in carico coincide con l'avvio della progettazione del percorso di messa in sicurezza e di autonomia della donna. L'attività di presa in carico presuppone uno spazio e un tempo per la valutazione dei bisogni della donna, spesso complessi, quella della disponibilità dell'offerta di soluzioni e servizi. A partire da questi elementi, e stimolando le risorse di cui la donna dispone, si arriva a delineare un progetto di vita per l'uscita dalla violenza.